Ciao a tutti, rieccomi per recensire un altro libro di cui avevo parlato nell'altro libro della serie Sfortunati Eventi, che lo stavo leggendo. E mi è stato, questo libro mi è stato regalato dal mio migliore amico per Natale, ed è questo libro qua, Donne informate sui fatti di Carlo Fruttero. Vedete il mio bellissimo segnalibro preso alla mostra di Magritte. Niente. Scusate il gatto. Perché mi devi sempre intervenire nei video? Ma è gelosa! Oh. Allora, Carlo Fruttero, uno scrittore italiano. Lo conoscete? Io non lo conoscevo, non avevo mai proprio neanche sentito nominare. Allora, la prima riga della. Come si chiama questa cosa qua dietro? Trama? No, deve avere un nome preciso. Dice: sì, praticamente sono stata io a trovare il corpo della donna nel fosso. Quindi si intende che ci sia un omicidio e quindi che possa essere un libro giallo. Ecco, io non amo particolarmente i gialli, non mi piacciono i libri che parlano di omicidi, investigazioni, perché tanto vale che mi guardo il telegiornale e mi deprimo lì. Comunque, sono partita un po' così così perché ho detto un giallo. Però, vi devo dire che a parte che l'ho letto in 2 giorni, quindi c'è veramente scorrevolissimo. E se l'ho letto in 2 giorni vuol dire che mi ha preso. Cioè, la cosa veramente eccezionale e la cosa migliore di questo libro è che tutto ciò che cioè, tutto l'avvenimento dell'omicidio è raccontato da tante protagoniste, da tante donne che in piccola parte sanno qualcosa di questo omicidio, hanno. Vai, c'ho il gatto in calore, vai via almeno, vai lontano dalla telecamera! Mi rovini tutto! Che raccontano questa vicenda secondo il loro punto di vista. Le protagoniste sono, aspettate, la bidella, la barista, la carabiniera, la figlia. No, aspetta. Bidella, barista, carabiniera, figlia, migliore amica, giornalista, volontaria, dottore, e la vecchia contessa che comunque comparsa nel capitolo, quindi 8 donne, spero di non aver contato male, vabbè, 8-9 così diamo un margine di errore, che raccontano di questo omicidio, di questa donna che è stata assassinata, della sua vita, delle persone che conoscevano e di tutto quanto. Un'altra cosa che mi è piaciuto moltissimo è che i capitoli sono molto brevi. Io odio i capitoli che hanno tipo 50 pagine e devi interromperli a metà perché magari non hai tempo. Questi invece sono massimo di 3 o 4 pagine l'uno, quindi metti che hai 5 minuti liberi, dici boh, mi leggo un capitolo. E io apprezzo molto nei libri questa cosa perché ti dà più respiro, è veramente un voto in più per questo. Comunque vi dicevo, non mi viene anche raccontata la trama, sciagurata. Parla di questa donna che appunto viene trovata dalla barista, che però in realtà lei la trova ma fugge. Viene trovata per la seconda volta in un fosso dalla bidella che era lì per raccogliere delle erbette per il marito e trova questo corpo nel fosso e chiama i carabinieri e da lì partono le indagini e ci sarà appunto il punto di vista della barista di cui non gliene frega niente perché lei l'ha trovata e se n'è andata perché non voleva entrarci in nessun modo, il punto di vista della bidella che assolutamente vuole che suo nome compaia nei giornali perché è stata lei a trovare il corpo, la carabiniera che sospetta di tutto e di tutti e cerca di indagare sempre minuziosamente su tutti, il punto di vista della figliastra, il cui padre, 60enne, aveva risposato questa donna che viene trovata morta, che era un'ex prostituta, il punto di vista della migliore amica della moglie defunta del marito che ha risposato, la donna morta che era talmente attaccata alla moglie. Sto facendo un casino, è veramente un.
Cioè, veramente una complicazione di donne, di pensieri, di pettegolezzi che... Cioè, non posso neanche spiegarvelo, è veramente... mi è piaciuto moltissimo, davvero. Poi, tra l'altro, il libro è ambientato nella mia zona, in Piemonte, e quindi certi luoghi che nomina, Vercelli, Novara, sono posti che io conosco. Quindi ti senti un pochino più protagonista e dentro al libro quando parlano dei posti dove vivi. E... Poi comunque è un linguaggio molto giovanile, molto fresco, ci sono anche delle parolacce, cioè non che mi facciano piacere le parolacce, però per dire non è un libro al linguaggio dantesco, cioè un linguaggio per tutti, abbastanza fresco, giovanile, che ti coinvolge, facile da capire, come se fossimo noi lettrici, cioè proprio capitoli scritti non nella perfezione. Seguendo l'ortografia o la linguistica, c'è un intero capitolo della barista che è scritto tutto fatto ad SMS, tipo col linguaggio che odio io, con le K, le X, cioè. E direi che comunque lo scrittore è nato nel 1926, comunque è un signore abbastanza anziano, e quindi è geniale come uno scrittore, comunque, che non è della nostra generazione, abbia scritto un romanzo così, così fresco e semplice e innovativo. Perché davvero. Poi me ne parlo oggi, che è il giorno che è la festa della donna, e quindi. Ecco, questo qua è il libro della festa della donna. Così, l'ho deciso io. Oggi, festa della donna, questo è il libro che dovete assolutamente leggere. Wow, come sono. E niente, che dirvi. Davvero molto bello il fatto che sia un giallo non si sente minimamente. Cioè, proprio sei talmente preso dai modi di fare di tutte queste donne così diverse tra di loro, ma così vicine, perché alla fine sono poi tutte collegate nella vicenda, proprio non ti fa pensare che ci sia un cadavere e ci sia un assassino, o forse due, o forse tre. E quindi mi è piaciuto per questo, perché non ti fa pesare la morte o che cavolo ne so, un'indagine poliziesca. E quindi, l'ho già detto mille volte, quindi io ve lo consiglio. Vediamo, diamogli anche un voto, gli darei un 8. 8, sì, 8, 8. Visto che è uno scrittore italiano, gli do un 8. Non è che io leggo, cioè, non è che... Conosco molti scrittori italiani, il mio preferito è Ammaniti, ma ha un modo totalmente diverso di scrivere. E niente, vi faccio. Già che ci sono, o già che non ci sono, no, già che non ci sono perché è troppo lontano, volevo farvi vedere il libro che stavo leggendo, però non importa, lo vedrete nella prossima recensione. Vi saluto, spero di aver messo un po' di curiosità su questo libro, di aver fatto conoscere uno scrittore nuovo, perché almeno a mio avviso io non ne avevo mai sentito parlare. Sarò io che sono disinformata. Io non sono una donna informata sui fatti. Vi saluto. Ciao, alla prossima. Auguri a tutte le donne, anche se è un po' tardi. E auguri per me il mio compleanno.